Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Siamo ancora con la serie sulla guida per la storia del fantacalcio 2019-2020, nella quale abbiamo, come sempre vi ricordo, incorporato la serie Conosci il Mister, dove analizziamo un po' tutte le squadre di Serie A, soprattutto gli allenatori e il rendimento delle loro squadre, magari nella stagione che potrebbero avere nella stagione 2019-2020. Restano ormai le ultime tre, o meglio le tre neopromosse, forse le più attese perché sono quelle che conosciamo un po' meno, a parte magari coloro che hanno seguito molto bene la Serie B. E proprio da voi mi aspetto qua sotto nei commenti delle informazioni molto più specifiche e dettagliate. Ovviamente vi ricordo di lasciare come sempre un bel like, perché anche in questi giorni, essendoci l'uscita del calendario di Serie A, l'uscita di tutte le varie liste delle quotazioni, insomma, nei prossimi giorni avremo tanto materiale per iniziare con i veri e propri fantaconsigli sui giocatori, quindi mi raccomando, sfondate il tasto del like. Detto questo, ringrazio anche coloro che stanno acquistando delle maglie, dei gadget appunto del nostro store. Trovate comunque il link in descrizione, ma dovrebbero comunque spuntarvi anche sotto i video. Ci sono molte grafiche anche abbastanza fighe, quindi le trovate nel nostro store, molto simpatiche. Ne andremo a realizzare altre, anzi se avete dei consigli fate pure, potete anche proporle appunto, e vedremo di realizzarne quante più possibili. Adesso passiamo alle tre neopromosse. Si parte dal Brescia, ragazzi, il Brescia di Corini, modulo ipotetico da utilizzare, che utilizzeranno il 4-3-1-2, si pensa appunto, con protagonisti forse Tonali per quanto riguarda il centrocampo, ma tra poco ne parleremo, e forse Donnarumma per l'attacco, giocatore sul quale molti hanno già puntato l'occhio e probabilmente forse avrà anche un prezzo all'asta più alto del previsto. Ma partiamo dalla retroguardia, dalla difesa, perché nessuno parla magari di questi giocatori. Non ho sentito neanche un commento su un qualche giocatore difensivo del Brescia. Proprio questo mi fa pensare che potrà essere una delle difese low cost, cioè magari soprattutto in leghe numerose potreste andare ad acquistare qualche giocatore difensivo del Brescia, perché magari vi costa poco, nessuno li conosce, ovviamente dovrete andare a prendere in quel caso dei titolari. Però lo scorso anno, mi baso appunto sui dati della Serie B, il Brescia come rendimento casa e trasferta non ha avuto un rendimento molto diverso, se non in termini di risultati, ma in termini di gol subiti e di gol fatti presso a poco hanno avuto un rendimento abbastanza simile. Quello però da sottolineare, e che molti magari non hanno visto la scorsa stagione, è che la maggior parte dei clean sheet, cioè delle partite dove il Brescia ha subito, praticamente non ha subito gol, non ne ha subiti pochi, sono state le ultime partite, la parte finale. Questo vuol dire che la squadra nel complesso ha avuto un miglioramento nella fase difensiva, nonostante comunque il campionato, ecco, nella parte finale, cioè la promozione ormai magari fosse era ormai sicura, però nel complesso sono riusciti comunque anche a migliorare l'aspetto difensivo. Per quanto riguarda invece i singoli giocatori, al momento ancora presto, poi ci saranno i veri fantaconsigli nei prossimi giorni, però il discorso appunto legato a Tonali, se ne parla così tanto bene che forse il suo costo all'asta potrebbe essere anche un po' alto rispetto all'effettivo rendimento che potrà avere dal punto di vista fantacalcistico, perché noi non dobbiamo valutare il giocatore dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista fantacalcistico, quanto può essere utile nella nostra rosa. Stesso discorso per Donnarumma, che ha fatto veramente devasto in Serie B, è stato uno dei goleador dello scorso campionato e potrebbe far bene in Serie A. Ok, ricordiamo che la Serie A è un po' più complicata, Donnarumma potrebbe confermarsi, potrebbe essere il nuovo Caputo se vogliamo, però attenzione a non far cifre folli, perché appartiene comunque a una neopromossa che potrebbe magari avere un campionato non proprio facile e quindi magari non fare nel complesso una valanga di gol, intendo la squadra. Però Donnarumma comunque è sulla carta, la doppia cifra la può portare, però non pagatelo come colui che la doppia cifra te la porterà sicuramente. Ok, è una buona scommessa da poter fare, ma non tra i primi tre slot, ecco, questo voglio dire. Passiamo al Lecce, vediamo se la trovo immediatamente, eccola qui, il Lecce di Liverani, modulo anche questo sul 4-3-1-2 in partenza, però attenzione, perché a differenza del Brescia
l'anno scorso loro hanno avuto un rendimento molto diverso tra casa e fuori casa. In casa era una squadra molto più solida, non dico impenetrabile, ma con un rendimento completamente diverso rispetto a quello in trasferta, dove oltre a mancare ovviamente magari un po' di risultati, perché ci può stare che si ottengano risultati migliori in casa, però anche la difesa era completamente un'altra roba, cioè un'altra squadra. Questo ovviamente, ragazzi, per questo vi dico, è importante la griglia dei portieri, che uscirà ormai finalmente, penso oggi, quindi ne parleremo domani nei prossimi giorni. Tra l'altro stasera potrebbe esserci una live a tal proposito. Comunque, ragazzi, attenzione a questo aspetto, quindi studiamo un po' anche i difensori, un po' l'assetto difensivo, perché comunque in una lega numerosa si possono andare a prendere magari quelli titolarissimi. Poi, per quanto riguarda il centrocampo, molti vogliono che io non lo dica, ma Mancoso, ragazzi, era vera stella di questa squadra, secondo me. Mi ricorda un po', per le sensazioni che ho su questo giocatore, non vorrei dirlo perché può portare forse anche sfiga, ma Zaic, perché veniva anche Zaic da uno splendido campionato di Serie B. Lo stesso vale per Mancosu. L'unica cosa che non mi convince è il Lecce, perché mentre Zaic apparteneva a un Empoli che con Andreazzoli mi ispirava molto, il Lecce lo devo ancora studiare un po' ancora di più nel dettaglio. Mi potrete essere ancora più utili voi. Comunque è una squadra che i gol li potrà comunque fare. Sta facendo anche un buon precampionato con la coppia d'attacco, la Padula e la Mantia. Entrambi hanno voglia di far bene. La Mantia ha fatto un buon numero di gol in Serie B. La Padula viene un po' da stagioni opache. Vedremo se si rifarà in questa stagione. E vi pongo la domanda a voi: tra la Padula e la Mantia, chi vi ispira di più dal punto di vista fantacalcistico? Chi vi dà più sicurezze? L'esperienza magari di la Padula già in Serie A, o diciamo la forma fisica che ha avuto nella scorsa stagione la Mantia, e il fatto di conoscere anche meglio la squadra? Rispondetemi qui sotto nei commenti. Passiamo adesso invece al Verona di Juric, una squadra che, proprio l'allenatore, sono sincero, non mi convince molto. Il Verona stesso, vediamo se la trovo, dovrebbe essere l'ultima, ecco, un po' di figa non fa neanche male. Il Verona, ragazzi, qual è? Perché non mi convince? Potrebbe essere effettivamente il fanalino di coda, non dico come il Frosinone, ok, dello scorso anno, però effettivamente mi sembra abbia qualche marcia in meno. Però, a differenza delle altre neopromosse, ha un po' più esperienza in Serie A. C'è un giocatore sopra tutti da questo punto di vista, ed è Pazzini, che potrebbe essere il vero leader della squadra. Però non è semplice, non è semplice. Il modulo che dovrebbero utilizzare è il 3-5-2. Anche qui praticamente ci saranno valanghe di low cost, fantacalcio, quindi andate un po' a studiare qualche giocatore da poter prendere magari in una lega numerosa. Se vogliamo, il low cost, oltre che essere per la difesa, è un po' in tutta la rosa, cioè perché tutti i giocatori del Verona probabilmente saranno sottovalutati, quindi andate, magari se voi avete seguito bene la squadra in Serie B, o comunque informatevi a riguardo e cercate di capire quali saranno i punti fermi dell'allenatore o comunque della squadra, per andare a prendere almeno quei titolari scarsi di cui vi parlavo nelle strategie, che in leghe molto numerose sono comunque utili, perché li piazzate lì in panchina e magari vi saranno utili. Ok, non vi do molte indicazioni proprio per quanto riguarda il rendimento dal punto di vista offensivo, perché al momento non mi aspetto chissà quale stagione dal Verona, ma potrebbe effettivamente sorprendermi. Al momento ho questa sensazione. Voglio sapere ovviamente la vostra opinione qua sotto nei commenti. E la domanda che vi faccio riguardo il Verona riguarda Pazzini. La sua esperienza si tramuterà anche in gol, un buon numero di gol, o sarà solo un'esperienza dal punto di vista magari mentale nel trascinare la squadra in momenti di difficoltà, nello spogliatoio? E questo è il mio dubbio, perché una cosa è trascinare la squadra, come detto, dal punto di vista mentale, ok, della grinda e tutto, una cosa è poi trascinarla anche in termini di gol realizzati. Dovrebbe essere, penso, il rigorista, vedremo se sarà appunto così. Non mi convince moltissimo il Verona, credo l'abbiate capito, però valutiamo in queste settimane. Qualche giocatore magari ve ne parlerò nei prossimi giorni, ecco. Voglio sapere comunque la vostra opinione qua sotto. Detto questo, io vi ringrazio, ragazzi, come sempre, per la compagnia. Spero che questa serie vi sia stata abbastanza utile, soprattutto per confrontarci, perché sempre nei commenti ci sono state anche le vostre opinioni, quindi non è un mio fantaconsiglio, io vi do le mie sensazioni, i miei pronostici su alcune squadre, e
soprattutto le mie, diciamo, opinioni sul, sugli allenatori, ecco, di queste squadre di Serie A. Juric non mi fa impazzire, ad esempio. Però ragazzi, ovviamente poi posso anche sbagliare, e soprattutto magari qualcuno di voi può essere informato maggiormente su una determinata squadra e lo può scrivere qua sotto nei commenti. È una bella community la nostra proprio per questo motivo. Detto questo, ringrazio coloro che si stanno iscrivendo, il canale sta crescendo davvero tanto, anche coloro che si stanno abbonando e che sostengono il canale. Trovate in descrizione tutti i link ai miei social, il canale Telegram dove magari vi annuncio qualche live, l'orario della live, ad esempio di stasera. Insomma, potremmo... voi entrate nel canale Telegram per restare sempre aggiornati sia sul canale che anche sul Fandacalcio, perché ogni tanto pubblico anche qualcosa, ad esempio magari qualche sondaggio potrei mettere. Detto questo, direi che è abbastanza tardi, ci vediamo stasera in live, altrimenti domani con un nuovo video. Ciao a tutti!